Ciao a tutti, a tutte, amici e amiche di Cycling Chronicles, io sono Luca Saugo e vi do il benvenuto ad una live che si preannuncia pirotecnica. Prima però di iniziare a discutere di tutti gli argomenti, parleremo un po' delle gare e poi sul finire di live parleremo anche di questa querelle tra Silvio Martinello, il cacciabombardiere Cordiano Dagnoni e la sua gang, chiamiamola così, dai, però poi faremo anche cronaca in un modo un po' più serio. Intanto salutiamo subito Martino Bianchini. Ecco, però prima di cominciare saluto i miei ospiti e allora, purtroppo è andato dal parrucchiere, si è tagliato il ciuffo, non più ciuffoni, di nuovo spalloni. Ciao Jacopo, benvenuto e come va? Buonasera a tutti, va tutto bene? Per fortuna sono riuscito a rivendere un po' dei Golador che mi invia ogni settimana Luca e ho potuto pagare un parrucchiere. E ovviamente torna qua con noi mentre affiora dalla nebbia della sua Brugherio, carico come un puma, il nostro Alberico Faroldi. Ciao Albi, com'è? Ciao a tutti, tutto bene? Sono contento di essere qui, gli argomenti di stasera sono molto stuzzicanti. E non vedo l'ora di dare fuoco alle polveri. Spallo, iniziamo a parlare di UAE Tour, la gara che si sta svolgendo in questo momento. Prima tappa successo di Philipsen, poi Cavendish, poi c'è stata la cronometro. Intanto salutiamo Mauro Vegni. Maurone Vegni è un bel furbetto perché ha messo suo figlio a fare il direttore di gara del Giro d'Italia Under 23, quindi ti teniamo d'occhio Maurone, ma portaci Van der Poel al giro e se ci porti Van der Poel poi parleremo bene anche di te. Tornando al UAE Tour, che tra l'altro è una gara di RCS, quindi una gara di cui il nostro Maurone deve andare fiero, spallo, cronometro, ecco, primo colpo di scena, vittoria nettissima di Stefan Bissegger, perché per quella distanza lì, insomma, è una vittoria veramente netta, che ha dato un secondo al chilometro a Pippo Ganna in una sfida sostanzialmente tra inseguitori, tra gli uomini di classifica, tutti molto vicini, però Pogacar sembra già avere una marcia in più. Sì, era una crono breve che consisteva semplicemente in due rettilinei paralleli, uno a fare in un senso e uno nell'altro, e Bissegger è riuscito a fare la differenza nel rettilineo di ritorno, che era contrassegnato dal vento contro molto forte, perché nel deserto c'era tanto vento. Sul primo rettilineo, quello di andata, il vento era a favore, tanto che le medie al primo intermedio sfioravano e per i primi superavano anche i 60 km all'ora, mentre al ritorno il vento era contrario. Bissegger è riuscito a fare la differenza proprio in questo secondo intertempo rispetto a Ganna, che al primo intermedio pagava solo un secondo allo svizzero. E quindi sì, la differenza è fatta principalmente lì. Bisogna poi vedere se il vento è stato favorevole a Bissegger o se semplicemente la differenza dal fatto che Ganna, essendo molto alto, anche molto grosso, fa proprio più resistenze aerodinamiche, quindi quando c'è il vento molto forte è svantaggiato da questo. Per quanto riguarda gli uomini in classifica, come hai detto, aveva inizialmente fatto una buona prova Dumoulin, che si era classificato terzo, per oggi è subito saltato, è stato uno dei primi a staccarsi in salita, quindi non è più un uomo di classifica. Come hai detto, un'ottima prova da Pogacar, che, spoiler, oggi ha vinto e si è preso la maglia di leader. E poi una discreta prova anche da Yates, che ha perso poco più di una decina di secondi da Pogacar. Ora ne ha persi esattamente 29 qua, 18, quindi ne ha persi 11, poco più di un secondo al chilometro da Pogacar, quindi era una buona prova di Yates. Abbiamo visto anche una discreta prova di Masnada e tutti gli altri uomini di classifica un po' più indietro. Albi, parliamo un po' appunto della tappa di oggi. Hanno invertito le due salite, hanno messo quella più lunga ma più semplice. Diciamo che per quelle che sono le premesse quando c'è questa salita non è stata neanche una scalata bruttissima, insomma ci sono stati alcuni attacchi, però quando è arrivato il momento della volata Pogacar se l'è messi tutti dietro. È nata un po' una piccola polemica per l'allungo che c'era stato a 600 metri di Luke Plapp, che ha impedito a Filippo Ganna di prendere la prestigiosa maglia di leader del UAE Tour, che comunque avrebbe mantenuto per un po' di giorni. Cioè, per noi che non abbiamo Ganna al fantaciclismo è anche meglio che non abbia preso la Assolutamente, maglia. Comunque, assolutamente. insomma, questa tirata di Plapp ha impedito a Ganna di prendere la maglia, però ha, tra virgolette, doveva servire per costringere Pogacar a partire lungo, anche se poi la volata gliel'ha un po' tirata Rubén Guerreiro, però diciamo che a conti fatti, sapendo che comunque l'uomo di classifica della Ineos è Adam Yates,
che deve vincere queste tappe e innanzitutto una buona magari gli avrebbe fatto comodo in ottica classifica generale, cioè l'ha preso, ma ha preso una buona minore rispetto a quella di Pogacar. Ecco, diciamo che tutto questo, la tattica di della Ineos di muovere Plap non era nemmeno così sbagliata. Era una tattica volta a favorire Yates e non certo a sfavorire Ganna, anche perché penso che la presenza di Ganna nel primo gruppo abbia, non dico, colto di sorpresa anche loro, perché Ganna comunque a inizio anno si difende molto bene su salite con le caratteristiche di quella odierna, già dai tempi della UAE in cui fece molto bene al San Juan, o era ancora San Luis, vabbè, l'anno San Juan, San Juan, comunque il cavallo per la classifica generale resta Adam Yates, che se non può fare il capitano in queste corse, quando lo fa, visto che la concorrenza in Ineos è di altissimo profilo e fatta anche da corridori in condizioni normali più adatti di lui alle corse di 3 settimane, anche lui più adatto a quelle di una. Infatti è stato ribattezzato l'imperatore delle stage races, anche se ne ha vinte 2-3 in tutta la sua vita, però una di queste proprio a UAE domenica troverà la salita dove ha fatto vedere le cose migliori in carriera in assoluto, e oggi comunque ha limitato i danni, non è addirittura arrivato al stesso tempo di Pogacar, nonostante secondo me sarebbe stato anche il classico secondino. Però ecco, hanno limitato i danni molto bene, grazie anche a Plap. Ganna ieri, non dico sotto le aspettative, perché è stata anche la prima corsa in cui ha trovato una concorrenza di un certo livello, perché disse che era uno specialista di queste prove, tutte le sue vittorie a cronometro sono arrivate in prove sotto i 15 chilometri. Prima volta che ha trovato una concorrenza comunque un pochino migliore, e prima niente di che, probabilmente è stato anche svantaggiato dal vento, dalle circostanze, non lo so. Oggi invece è andato molto bene, anche se non è l'unica sorpresa tra i primi 20, perché sono nomi che solitamente non siamo abituati a vedere tra i primi su un arrivo in salita, però molto bravo. Ecco Albi, parliamo un po' di sorprese, parliamo di Luke Plap, bella prova, corridore che sapevamo essere forte a cronometro, è arrivato secondo nella crono juniores dei mondiali di Innsbruck, vinta da Remco. Avevamo già capito già l'anno scorso, quando era arrivato con Port sulla Will Unger Santos Festival of Cycling, che se la cava anche in salita, insomma, diciamo un passista scalatore in erba, un corridore di talento. Non so qual è la tua impressione, la mia però è che possa magari saltarci fuori un corridore un po' tipo Kelderman, di quelli che si piazzano tanto e vinco un pochino, poi chiaro è preso, però questa è la prima impressione che mi dà vedendolo. Allora, parlando di Plap, colgo l'occasione anche per parlare di Sheffield, visto che l'Andalusia è stata una corsa anche non indimenticabile, nonostante sia visto qualcosa di interessante, ma non indimenticabile perché ha avuto una vera e propria debacle al fantociclismo, quindi non ne vorrei parlare, però sia Plap che Sheffield sono due fit perfetti per Ineos, forti in salita, forte cronometro, grandi faticatori anche, sono già secondo me impostati come gregari, cioè proprio naturalmente sono gregari, perché hanno grande generosità e grande bravura nel prendere il vento in faccia. Anch'io concordo sul giudizio che hai espresso su Plap, perché non lo vedo vincente, nonostante oggi abbia impressionato. E di conseguenza, se non sei un vincente, sei destinato ad essere un piazzato. Però il materiale, io addirittura penso che avrà un grande futuro come gregario e solo in seconda battuta come capitano, magari proprio nelle brevi corse a tappe. Invece per quanto riguarda le grandi corse a tappe, credo sia un perfetto vagone del treno, anche se Ineos in questo momento non ha dei veri e propri finalizzatori da treno. Allora, intanto che prima saluto Danny Barca, volevo dire un'ultima cosa su Plap, cioè questi corridori qua, quando un corridore giovane va bene, arriva là davanti, ti stupisci sempre, io ho imparato a non stupirmi più, cioè mi stupisco se vince, se fa quello che faceva
Pogacar appena arrivato, che è pronti via, ha vinto sull'Alto da Foglia, ha vinto la Volta al Garve. Già però lo conoscevo da prima Pogacar e sapevo che era una spanna sopra tutti, però non pensavo comunque così forte. Però finché si piazzano, ecco, io ormai non mi sorprendo più, perché appunto può comunque saltarti fuori un gran corridore, ma può anche saltarti fuori Van Garderen, che si è piazzato un po' e poi si è oscurato. No, ma poi c'è anche il rischio un po' di sopravvalutare, un po' per il periodo dell'anno, un po' per la giovane età, le prestazioni, cioè cerchiamo un attimino di inserirle all'interno del contesto. Clapsi è molto forte, ma da qui a immaginarlo vincente o comunque piazzato ad alto livello nella corsa tappe, ce ne passo di acqua sotto i ponti. Intanto che salutiamo il nostro Giugurta che parla, ciao Giugurta, ciao Edo. Danny Barca ci chiede... scusa. Intanto Danny Barca ci chiede le gerarchie del trio Eiduk, Tallet e Turner. Allora, Eiduk lo conosco ancora un po' meno, ci vorrebbe forse Tommaso Fontana. Turner è un corridore veloce, un corridore buono anche per le cronometro brevi, può saltarci fuori anche un gregario di quelli adatti un po', no, a tutti i terreni, comunque corridore interessante. Tallet ne abbiamo parlato spesso, grande potenziale, è andato in Ineos, però secondo me è un po' troppo presto, un paio d'anni in più di Alpecin Phoenix gli avrebbero fatto bene. Spallo, un'ultima cosa sul UAE Tour, poi passiamo all'Algarve. All'UAE, appunto, in questo momento sembra una sfida 3. Yates, ovviamente Pogacar, e Vlasov, che comunque è lì, ha vinto la Valenciana, oggi ha fatto vedere di avere la gamba dei migliori, poi chiaro non ha lo spunto di Pogacar e nemmeno, tanto saluto anche Adolfo, e nemmeno quello di Yates, però io ho visto un ipotetico quarto incomodo, non so cosa ne pensi te, considerando le sue caratteristiche, quelle della prossima salita, che sarà l'ultimo giorno, e il fatto che è compagno di squadra di Vlasov. Ecco, io Jay Hindley lo terrei d'occhio, anche se forse ha perso tantino al cronometro, però uno come Hindley, che è un simile Yates come corridore, forse un po' più fondista, un filo meno esplosivo, però è quel genere di scalatore là, considerando che magari... Ah, no, Vlasov che gli porta via attenzione potrebbe essere la mina vagante di questo UAE Tour. Sì, sicuramente la salita è molto adatta a uno scalatore come Hindley, e ovviamente il fatto di avere un compagno di squadra in classifica può avvantaggiarlo. Quello che dal suo punto di vista mi potrebbe preoccupare è che secondo me la Ineos con Yates potrebbe provare a prendere la salita tutta e attaccare fin dalla base, perché secondo me quello è il punto di forza di Yates su queste salite, cioè non tanto il cambio di ritmo secco, ma su queste salite anche ripide di 5-6 km, Yates le prende forte, col suo ritmo può provare a stroncare tutti. L'abbiamo visto anche l'anno scorso alla Milano-Torino, quando senza fare poi grandissimi cambi di ritmo, il secondo passaggio sul Superga, lui è partito forte, ha staccato tutti tranne Roglic. Quindi su me il problema sul fare gioco di squadra potrebbe essere proprio che la Ineos vorrà prendere la salita forte, secondo me. Poi sì, Hindley probabilmente ha anche la gamba per fare bene, e se arrivassero in cima alla salita c'è un falso piano, un po' di discesa, se non mi ricordo male, potrebbe anche sfruttare il fatto che sarà Vlasov, quello un po' più marcato perché è più vicino in classifica, per allungare, provare a vincere la tappa. Allora, prima di passare alla Volta al Garve, intanto invito il nostro Gaudenzio Ferrari a iscriversi al canale, così come invito tutti quelli che non sono iscritti al canale a iscriversi al canale, perché questo è assolutamente gratis. Vi ricordo che nella home page del nostro canale trovate tutti i link alle nostre pagine social, a Twitter, a Instagram, a Facebook. Noi lì mettiamo sempre gli orari delle live, poi mettiamo anche i link agli articoli del nostro sito web, perché c'è anche il nostro sito web, poi ve lo linko in chat. E poi vi ricordo che se volete darci una mano dal punto di vista economico e sostenere il nostro progetto, che adesso è formato sia dal canale Twitch che dal sito, potete abbonarvi al canale. Ci sono due modi per abbonarsi al canale. Uno è l'abbonamento standard e sono €4,99 al mese, che comunque sono una spesa molto contenuta. Il secondo modo è un abbonamento tramite Amazon Prime, perché Twitch è una costola di Amazon Prime, quindi voi collegate il vostro account Amazon Prime a quello Twitch, ed essendo già abbonati ad Amazon Prime, vi abbonate con Prime e l'abbonamento al canale è sostanzialmente gratis, perché a noi poi Amazon gira una piccola parte del vostro abbonamento Prime. Ovviamente con le vostre donazioni noi poi
investiamo quel denaro nel nostro progetto, abbiamo comprato dei libri per fare le live storiche che tra l'altro potete rivedere su YouTube, c'è anche quella con il nostro amico Gaudenzio, che è stata probabilmente la live migliore che abbiamo fatto, compriamo del materiale, io ho comprato un cavo LAN per avere così la linea migliore e tutto il resto, insomma, è una spesa per voi assolutamente contenuta e per noi ci fa comodo per continuare a portare avanti questo progetto e a far crescere questo progetto che insomma sta pian piano prendendo sempre più piede. Io ovviamente poi ringrazio anche chi si è già abbonato come Danny Barca, che non mi ricordo se l'avevo ringraziato l'altra volta, ma in caso lo ringrazio nuovamente. E adesso vi metto il sito in chat, però prima lancio il nostro alberio da Brugherio, volta al Garve. Albi, eravamo arrivati all'alto da Foia, vittoria di Godù perché Foss aveva tirato giù i Ghita, gli avevamo detto i Ghita, Godù i due favoriti per i due arrivi in salita, se li sono partiti, però ecco, nella cronometro c'è stato un alieno che ha fatto uno sport a sé, ha archiviato con un giorno d'anticipo la gara. Nella cronometro sono volate le mazzate, letteralmente le mazzate, o le mazzate come nella puntata dei Simpson in cui picchiano i serpenti. Stavolta Remco ha picchiato tutti gli altri, perché basta vedere che il distacco dal secondo Kung, un signor cronome, anche su una distanza piuttosto adatta a quelle che sono le sue caratteristiche, dal secondo che è arrivato a 58 secondi da Remco, quindi si è beccato quasi 2 secondi al chilometro, al decimo c'è stato più di un minuto, poco più di un minuto, mentre Remco gli ha dato veramente 2 secondi al chilometro, penso il Remco migliore che si sia mai visto a cronometro. Ho letto che ha lavorato molto sulla sua posizione e si sono visti i risultati. Tra l'altro, Albi, farei anche notare come Remco ha guadagnato 7-8 secondi su Kung sia nel primo che nell'ultimo tratto, che erano quelli pianeggianti, quindi è andato più forte di Kung anche in pianura. Però il tratto con salita e poi discesa, quello centrale dal primo al terzo intermedio, lì gli ha dato praticamente 40 secondi, cioè appena, no, la strada si è alzata un minimo non c'è stato più alcuna partita tra i due. Sinceramente l'ho visto anche con margine Remco in questa crono. Parliamo anche del campione europeo a cronometro, cioè al di là che per il ciclismo attuale 32 km sono tanti, purtroppo Maurone fai qualcosa. C'era più crono all'Algarve che al giro. Tra l'altro oggi mi ha scritto Alautieri, che l'abbiamo salutato, per iscritto salutiamo anche così, che al Tour dell'Avenir probabilmente ci sono più chilometri a crono del Giro d'Italia. Sì, sì, ci sono, bisogna capire se è cronometro a squadre o no, però ci sono 32 chilometri a crono. Ma speriamo basta cronometro a squadre. Veramente, anche perché fosse cronometro individuale, potremmo parlare di una speranza, di un capovolgimento di fronte. Nella cronometro io direi che prova in linea, no, con quello che ci aspettavamo da parte di Ethan Hayter, prova in linea con quello che ci aspettavamo da parte di Brandon McNulty, che è partito un po' pianino per i suoi standard, però alla fine ha chiuso bene con un discreto quinto posto. Prova sorprendentemente buona di Godù, che comunque si è preso 2 minuti su 32 km di crono da Remco e ha chiuso praticamente nei 10 o undicesimo o nono, adesso non ricordo di preciso, però insomma una prova per un corridore con le sue caratteristiche, diciamo la miglior prova possibile che potesse fare. A me purtroppo spiace molto che quest'anno non vedremo verosimilmente Gadu al giro, perché sulle strade italiane avrebbe potuto fare veramente bene. L'ultima cosa sulla crono di Remco, ecco, cioè se ha dato questi distacchi al campione d'Europa su 32 km, su 50-55 dava distacchi tipo quelli che dava Indurain ai top chronomen dell'epoca, quindi parliamo veramente di una prova strepitosa. Spallo, passiamo però all'alto Don Maiao. C'è stato, no, un po' di maretta, chiamiamola così, tra i vari corridori, però alla fine si è concluso tutto nell'ultimo chilometro. Vittoria in volata di Ghita, che però ha dovuto faticare per aver ragione di un sorprendente Dani Martinez, che insomma, cioè, deve avere una gamba veramente strepitosa per tenere testa a un corridore esplosivo come Ghita su un arrivo così. Sì, sicuramente la vittoria di Ghita non sorprende, ha già mostrato varie volte di essere un corridore molto esplosivo e veloce in volata, quindi adattissimo alla salita come il Maiao, che è breve, dura e poi in cima però spiana.
Martinez ha fatto una buona cronometro il giorno prima, però lui, anche lui, di buone crono aveva già fatte, come quella del finale del Giro d'Italia l'anno scorso, ad esempio. Però sì, queste salite, soprattutto gli sprint, non sono altissimi a lui. Sicuramente arrivare a una ruota di distanza di Ghita non è, è segno di grande condizione. Per quanto riguarda il resto di quella tappa, direi, abbiamo visto Kung che era in forma, quindi sicuramente questo valida ancora di più la prova di Renko nella crono, perché non ne avete parlato, ma Kung è andato forte sia sull'alto della foglia, perché fino all'ultimo chilometro è stato lì a tirare per Gaudu, e poi anche qua si è staccato dal gruppo dei primi proprio a qualche centinaio di metri dalla cima dell'ultimo passaggio, del penultimo passaggio sul Magliao, e poi è stato il primo a rientrare nel successivo tratto in falso piano sul gruppo di quelli in classifica, quindi un Kung in grande condizione. Questo, come detto, valida ancora di più la prova di Renko. E lo stesso Renko che, dai, se posso finire, su me era in controllo, e è vero che ha perso più tempo dell'ultima volta che ha vinto l'Algarve, quindi il 2020, però a me sinceramente è sembrato più in controllo. Cioè ha risposto senza problemi allo scatto di Martinez sul primo passaggio, e sul secondo ha fatto lui il ritmo fino a che non si è arrivati proprio agli ultimi 500 metri. Diciamo che allora i raffronti sui tempi di scalata sono stati praticamente identici, cioè Lopez ha vinto con un tempo speculare o comunque un secondo più, secondo meno rispetto a Ghita quest'anno. All'epoca Remco arrivò a 4 secondi, stavolta è arrivato a 9. Secondo me, se avesse voluto, sarebbe arrivato lì con McNulty, ha capito che non aveva per vincere la volata e si è goduto la passerella, tanto non gli cambiava assolutamente niente. Maurone ci dice che effettivamente la crono non piace a Giulio. questo è un bel problema. Se diciamo che su Evenepoel una postilla, una scalata di 7 minuti non è proprio la roba più adatta a Evenepoel, che sappiamo essere un atleta di endurance, un atleta che apprezza gli sforzi prolungati, quindi sicuramente potrebbe trovarsi più a suo agio su uno Stelvio, per dire, su un Gavia, piuttosto che non su un Malao. Poi è chiaro, se ti becchi la cotta sullo Stelvio perdi 55 minuti, sul Malao bene o male perdi 10 secondi se va male, come ha fatto lui, però insomma non sono le salite più adatte a lui queste. Sul Carpegna, al Tour de France, alla Tirreno Adriatico, gli misureremo meglio la febbre, credo, a Evenepoel. C'è da dire che appunto la famosa tappa con arrivo in salita al Picon Blanco che lui ha vinto era comunque una salita di 8 km e mezzo al 9%, quindi una salita vera, non un Malao, un Maiao, come si pronuncia, che insomma è uno strappetto, voglio dire, cioè sì è tosto, però sono 7 minuti di sforzo. È una salita d'Ardenne. Sì, più o meno così. Albi, Tour du Var. E Tour du Var, ci dobbiamo levare nuovamente il cappello di fronte all'ennesima rinascita del più grande, diciamolo dai, senza troppi giri di parole, del più grande fuori classe di questa classe 1990 che 10 anni fa ci faceva sognare, oggi guardiamo un po' storcendo la bocca, a parte appunto Nairo Quintana. Dai, non siamo troppo ingenerosi nei confronti di Sagan, va bene. Diciamo che nel settore corse a tappe Quintana è il più grande fuori classe. Poi per le classiche sì, c'è Sagan, ci sarebbe anche colui E se c'è una cosa in cui Quintana si sta dimostrando molto meglio di Sagan, almeno del Sagan visto fino all'altro giorno, che sta invecchiando molto meglio, pur con grossi problemi fisici. Altra grande impresa di Nairo, questa volta costruita in una corsa che non presentava asperità adattissime a lui, una montagna della Lure ad esempio qui al Tour du Var non c'era, però è riuscito a portare avanti il suo ruolino di marcia da imbattuto nelle corse tappe di questo inizio anno. Sta ricalcando finora lo stesso percorso di inizio 2020, quando solo il Covid e la caduta poi avvenuta prima del Tour de France ci hanno impedito di avere un Nairo realmente competitivo per il podio del Tour de France. Secondo me il Nairo visto a inizio 2020 era un serissimo candidato a arrivare tra i primi tre della corsa francese. Poi non è successo, però comunque un grandissimo corridore attaccato in salita.
ha ripreso Pina in discesa, lo ha staccato, è arrivato con 1 minuto e mezzo, che credo sia anche una delle vittorie più cronometricamente più consistente. eclatanti della sua carriera, o sbaglio? Sì, ha fatto ancora meglio nella tappa regina della Route du Sud del 2012, però altri distacchi così netti non li ricordo, insomma, 1 minuto e mezzo sul secondo è tanta roba. Tra l'altro ho costruito quasi tutto, non tanto sulla salita lunga, ma tra discesa e il cavalcavia che c'era alla fine, cioè questa strada che andava leggermente in su, quindi una dimostrazione veramente di gamba eccellente. È fatta anche da solo, perché a parte un pochino di aiuti, di idee, poi il resto è stata tutta farina del suo sacco. Ma era impressionante che ha avuto ragione di Jim Vellens, aiutato sì dalle moto che non erano lì per lui, erano lì per il filosofo che ci sta tanto simpatico. Nella tappa del Col d'Huez, Vellens comunque andava molto forte, molto molto forte, però con un aereo del genere si può solo stare a guardare mentre lui fa la sua impresa. Ecco, a proposito Maurone, cioè questa Archea che rinuncia al Giro, secondo me è un dispetto in realtà a Quintana, perché al Tour ci saranno i mostri, alla Vuelta dovrebbero esserci i mostri, il Giro questo Quintana avrebbe potuto lottare anche per il successo, perché io non credo che un Quintana al top poi abbia troppo da invidiare a Carapaz. In compenso Maurone ci porti cioè ci bastava Giulio 1 Giulio, cioè non serviva pure il Giulio francese. Comunque l'ultima roba su Quintana, appunto, facendo un po' una panoramica della classe 1990, che 10 anni fa era il 2012, quindi erano più o meno tutti in rampa di lancio, lasciamo fuori gli uomini da classiche, dove c'è Sagan, c'è Kwiatkowski, c'è Matthews, soprattutto c'è quello che oggi è il top di questa classe, che è Sonny Colbrelli, non se lo sarebbe aspettato nessuno, però lui è adesso il numero uno. Però se andiamo a vedere gli uomini da corsa tappa, allora Aru si è ritirato, Pinot è in crisi mistica dopo quel Tour de France che ha perso in modo molto beffardo. E io pensavo che lui e Quintana potessero andare al traguardo insieme, invece Quintana l'ha mollato là in discesa, Pinot era veramente distrutto. Tom Dumoulin, anche lui, l'infortunio del 2019, il passaggio alla Jumbo-Visma, si è un po' perso, poi il periodo del ritiro, adesso è tornato, a crono va, bisogna però vedere il resto. Chaves purtroppo è stato più sfortunato di tutti, veramente ha avuto di problemi fisici, e in parte lui fa un po' in piccolo quello che fa Quintana, cioè con quello che gli è rimasto comunque ottiene probabilmente i migliori risultati che può ottenere. L'anno scorso ha fatto una bella stagione tra Catalunya e Paesi Baschi, è andato benino anche nelle classiche, e invece Quintana, cioè nonostante tutto, nonostante gli anni bui alla Movistar, nonostante la doppia operazione alle ginocchia, dopo 10 anni, perché 10 anni fa aveva ottenuto il suo primo successo a febbraio in maglia Movistar alla Vuelta a Murcia, dopo 10 anni ha più di 50 vittorie in palmarès, è l'unico di questi che ha vinto due grandi giri, e nonostante l'anno scorso sembrava, no, che dopo questa operazione alle ginocchia fosse ormai iniziata la parabola discendente, si è rilanciato nuovamente, si è già portato a casa 4 vittorie. Insomma, io direi che ci leviamo il cappello, e che chiunque negli anni lo abbia un po' sminuito, perché Quintana attacca oggi, attacca domani, perché ogni tanto aveva un atteggiamento un po' remissivo, però secondo me lì era colpa soprattutto di una squadra che pensava di gestirlo come se fosse Indurain, perché l'abbiamo visto col passaggio all'Archea, quanto, e anche prima, chi lo seguiva prima sapeva quanto Quintana in realtà non avesse certamente paura di attaccare, però ecco, chi gli ha un po' mancato di rispetto, io direi che ora deve levarsi il cappello e chiedere scusa, perché parliamo veramente di uno che per 10 anni è rimasto al top, quindi il tutto nonostante delle caratteristiche fisiche che lo rendono un grandissimo scalatore puro, ma è limitato in tutto il resto, e nonostante ciò è migliorato in tutto il resto, perché Quintana è bravissimo a muoversi nei ventagli, l'abbiamo visto, ha fatto la differenza in discesa, poi è andato forte nel falso piano. Insomma, è un corridore che ha veramente massimizzato ciò che la natura gli ha dato. Ha la colpa di non essere stato Pantani, però è il più forte scalatore puro del post Pantani, senza alcuna ombra di dubbio. Fatto l'elogio al Nairo Man, prima di parlare, perché io so che ci vogliono carichi su questa querelle tra il cacciabombardiere Cordiano e Silvio Martinello, però Albi, due battute sulla Omloop et Nieuwsblad della Bruxelles-Kuurne. La Omloop et Nieuwsblad la seguiremo insieme live dalle 14 alle 17 qua su Twitch, noi guarderemo la gara, voi guarderete la gara, ci mettete come sottofondo, noi commentiamo, voi ci scrivete in chat. Ci sarà anche il nostro amico Duilio, che chi segue il forum del nuovo ciclismo lo conosce. Però Albi, dai, due battute, chi sono i favoriti un po' per queste due gare, guardando le start list, le prime due gare che hanno la campagna del nord?
Allora, in questo momento sto guardando la start list dell'Etnusblad. Si parte chiaramente dalla Quick Step, già palesatasi in grande forma. Prima abbiamo parlato dell'Algarve, il lavoro fatto da Lamparta su un tracciato non proprio tra i suoi preferiti, è stato veramente degno di nota, lo ha scortato fino alle pendici dell'ultima salita al Magliao, dopo essersi sciroppato quasi tutta la tappa in fuga. Asgreen, Seneschal e Stibar non si sono magari visti tantissimo, ma saranno sicuramente dalla partita una grossa perdita, notizia di oggi per la Quick Step, quella secondo me dell'unico insostituibile in casa belga, cioè quella di Tim De Klerk, che dovrà saltare la stagione delle classiche per un problema al cuore, cosa è successa l'anno scorso anche a Stibar, perché uno che si fa 200 km davanti come Tim De Klerk è difficile da trovare. Poi, oltre al collettivo della Quick Step, l'altro grande favorito secondo me è Van Aert, che non ha mai problemi a trovare la condizione al ritorno da un blocco corposo di allenamenti. Curiosità tantissima per quanto mi riguarda per come giocheranno le diverse carte all'interno della squadra olandese. C'è Laporte, c'è Theunissen, c'è Van der Sande piuttosto che Benoît. Molto molto curioso di vederli all'opera. E poi chiaramente prima accennato c'è il ritorno del grande Sonny, il numero uno delle corse di un giorno in questo momento, che fa il suo rientro Bahrain in palla nelle corse a tappe, per quello che si è visto. Pulse ha vinto la Vuelta Andalusia dopo anni che non vinceva. Se tanto vi dà tanto, Sonny sarà dura da battere. Spallo, tu invece faccio un po' una panoramica sulla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, gara un po' più semplice negli ultimi anni, però anche un po' più spettacolare in realtà, forse, dell'Etnewsblad. Fammi trovare un secondo la start list. Eccola. Allora, direi che un favorito potrebbe essere sicuramente Jakobsen. La Quick Step Alpha Vinyl porta la solita armata di corridori che possono attaccare, ma Fabione in questo inizio di stagione, secondo me, sta mostrando di avere una volata che è superiore a quella di tutti, tranne proprio i tre o quattro mostri sacri dello sprint. La Trek-Segafredo poi si presenta con una buona squadra, potrebbero attaccare a lontano. C'è Stuyven, il vincitore della Sanremo, è segnato in star list anche Baroncini, ma non penso che parta perché dovrebbe essersi rotto il radio l'ulna nella prima tappa dell'Algarve cadendo. La Ineos porta una squadra di attaccanti. Pidcock non mi sembra in formissima da come è andata all'Algarve, però queste sono le sue gare, o comunque le gare in cui va molto forte, quindi potrebbe provare a inventarsi qualcosa. E sono abbastanza curioso di vedere come andrà Narváez, che all'Andalusia sembrava avere una discreta gamba, e l'anno scorso è stato l'unico a seguire il Matteo quando ha attaccato da lontano. La Lotto Soudal porta una buona batteria di passisti con Van Moer e Caleb Ewan, che se si arrivasse allo sprint direi sarà il principale rivale di Jakobsen, o Jakobsen sarà il principale sfidante di Ewan, un po' come volete. La Intermarché porta Christophe Pasqualon, tutti corridori veloci, però secondo me non possono competere in caso di arrivo in volata con i citati Ewan e Jakobsen, e poi un attaccante che a me piace moltissimo come Taco van der Hoorn. Albi, Dimmi. prima di passare all'argomento scottante, dai, ti chiedo due parole su Cavendish, il nostro Adolfo. Te ne dico solo una, Adolfo, impressionante, perché lo sprint che ha fatto ieri Cavendish era una roba che non si vedeva dal 2016. Le vittorie che ha conseguito l'anno scorso, che sono state tante e importanti, non mi hanno mai restituito proprio il feeling del Cav di una volta. Quella di ieri sì, è partito lunghissimo col vento contro, tanto che pensavo che Philipsen avrebbe avuto vita facile a superarla negli ultimi 25 metri. In realtà Philipsen quando è uscito è rimbalzato un pochino, e lui invece è arrivato fino ad alzare le braccia al cielo, davvero, davvero impressionante.
Bene, E signore. aggiungo che sarà una grande sfida quella interna alla Quick Step tra Jacobsen e Cavendish, perché in questo momento sono due dei primi 3-4 sprinter al mondo. Bene, e allora l'argomento caldo del momento è questa polemica che c'è stata tra Silvio Martinello, Cordiano Dagnoni, il mega direttore galattico di tutto BC Web e i telecronisti di Eurosport, e a margine un utente di Twitter che magari qualcuno conosce come, non so se chiamarlo Leonardo o come l'abbiamo ribattezzato amichevolmente Bernardo Civitella, però poi parliamo anche di Leonardo, però un po' di fredda cronaca, poi faremo anche un po' di satira che ci sta sempre bene. Ale ci chiede se per il futuro Jacobsen, guarda, io prima del passato, prima che passasse Pro, credevo che Jacobsen potesse diventare una specie di Degenkolb, però mi sembra che lo stiano orientando verso l'essere un super sprinter puro, probabilmente lo sprinter più forte della sua generazione, anche se in quella squadra là non si può mai chiudere nessuna porta, soprattutto ecco, la Parigi-Roubaix, che nei conti è pianeggiante, lui si trova bene sul pavé, forse in futuro potrà farci un pensierino. Allora, un po' di fredda cronaca di cosa è successo. Allora, è passato un anno da quando Cordiano, il cacciabombardiere Cordiano, è stato eletto presidente, ha fatto una maxi intervista su tutto BC Web con dei passaggi, alcuni un po' scabrosi, alcuni un po' divertenti, di cui parleremo dopo. Un'intervista in cui si loda, comunque dice: io, il mio staff, siamo bravi, eccetera, eccetera. E Pier Augusto Stasi, mega direttore galattico, gli chiede: e Silvio Martinello? E Dagnoni risponde: ma Martinello, a parte parlare, cosa fa? Martinello era l'avversario, uno degli avversari, insieme a Daniela Isetti e a Fabio Perego, di Martinello di Dagnoni alle scorse elezioni della FCI. Vabbè, insomma, Dagnoni chiede cosa fa Martinello. Martinello fa opposizione, insomma, quindi critica. E Martinello, insomma, gli ha risposto, praticamente prima gli ha scritto tutto su Facebook, con un post su Facebook, perché Martinello, come sottolinea poi giustamente lui, non fa parte di nessun comitato, quindi non è parte di organi ufficiali, risponde con i mezzi che ha, risposto su Facebook. Prima gli ha scritto tutto il suo curriculum vitae, praticamente. Poi ha parlato un po' delle criticità della gestione Dagnoni, del fatto che Dagnoni parli per slogan, che c'è gente con conflitti di interesse, poi soprattutto si è un po' focalizzato sul fatto che fare questa intervista a Dagnoni fosse il nostro mega direttore galattico che fa parte della società di Dagnoni, quindi c'è un po' un conflitto di interesse, e ha fatto un'intervista un po' servile, l'ha definita lui. Tra l'altro, il mega direttore galattico poi ha fatto un altro articolo in cui scrive che non solo lui fa parte dell'azienda di Dagnoni, ma ha anche scritto un libro sulla famiglia di Van de Lingua. Fier. Cioè, avevi anche tempo da perdere, figa, un libro sulla famiglia. No, scusate, questo è il momento cronaca, poi facciamo anche la parte satira, però vabbè, insomma. I commentatori di Eurosport a loro volta hanno commentato la vicenda. Gregorio si è lamentato dell'attacco di Martinello al mega direttore galattico, e poi Magrini, insomma, ha detto delle cose inizialmente. Vabbè, non faccio neanche opinione. Comunque, all'inizio ha detto che Martinello ha usato degli strumenti che non doveva usare, come Facebook, che magari poteva rispondere in altro modo. Vabbè, però insomma, come ha detto Martinello nel suo post, non ho altri modi, cioè se tu mi accusi pubblicamente, ti rispondo pubblicamente con i mezzi che ho. Ha detto che Martinello non aveva senso che praticamente sciorinasse tutto il suo curriculum vitae, e poi ha un po' accusato Martinello di essere il colpevole di questo clima che c'è all'interno del ciclismo italiano, di queste rivalità che ci sono a livello un po' politico e che non permettono poi alla federazione di lavorare benissimo. Poi su Twitter il nostro amico Leonardo ha detto che il duo di Eurosport è imbarazzante. Magrini gli ha risposto,
Martinello gli ha a sua volta risposto dicendo che ha un atteggiamento da cortigiano. Magrini con Martinello, insomma, si è un po' tirato indietro, ha detto che lui fa il buffone di corte, così bla bla bla. Oggi, insomma, hanno un po' anche ripreso, no, questa polemica, il duo Magrini e Gregorio in telecronaca, facendo un po' di ironia. Ecco, questo, insomma, è il sunto del discorso. Veniamo però a questa intervista del Cordiano Dagnoni, che secondo me il nostro cacciabombardiere ci ha regalato Albi un paio di perle, al di là della querelle con Martinello. Allora, a me ce n'è una che no, è veramente scabrosa, ma la commentiamo poi. Però ce n'è una che mi ha fatto un po' ridere. Ah, tra l'altro, sul discorso conflitto di interessi, c'è un'ultima roba da dire. Conflitto di interessi, cioè, cioè mega direttore galattico fa l'intervista per un suo datore di lavoro sostanzialmente, e poi c'è anche un conflitto di interessi tra il mega direttore galattico e la coppia di Eurosport, soprattutto uno dei due. Andate a vedere chi scrive su tutto BC Web, è un po' capite, però insomma c'è un conflitto di interesse generale tra queste parti. Spera che trovo questo pezzo che mi ha fatto ridere particolarmente dell'intervista, che tra l'altro è un'intervista lunghissima, cioè è una sleccazzata, Io diciamocelo. la definirei l'elegia a Sì, Cordiano Dagnoni, il Sallusti che panegirico, l'elegia di cui andiamo ad intervista Afonso De Silva Martinello, rivendica di aver fatto su di classe, cioè anche io, quindi li metto in mostra, proprio sì. è un panegirico per un anno di presidenza, cioè non è che Cordiano Dagnoni abbia fatto qualcosa, semplicemente ha festeggiato un anno di Che presidenza. tra l'altro mi fa ridere, perché A me sta roba mi ammazza. la risposta del mega direttore galattico a Martinello era: no, ma cioè, ha festeggiato un anno, ha festeggiato un anno, e ripeteva, gli finito sta cosa, ma diamogli tempo, cioè, che cazzo gli fai vedere? Però, insomma, a me questa frase, cioè, questo pezzo mi fa spaccare. Allora, la domanda è: facciamo un passo indietro e torniamo ai giorni di Tokyo e a quella foto celebrativa nella quale lei appare sdraiato davanti al quartetto d'oro, che è una foto che ha fatto un po', no, un po' di scalpore. Perché? Perché questo qui era stato eletto da 3 giorni ed è andato ad esultare come se fosse una vittoria sua, no? Non era una vittoria sua. Tra l'altro, la solita stampa qui un po' schierata, un po' sempre che stende il tappeto rosso ai vari dirigenti, ha descritto la spedizione italiana su pista come un qualcosa di favoloso, cioè voto su tutti i media 10 lode, quando nella velocità non esistevi. L'endurance femminile è stata gestita malissimo, per cui sì, puoi dare un voto alto al quartetto, a Viviani, però tutto il resto non è che sia proprio girato a meraviglia. Però insomma, la stampa, il sito del mega direttore galattico unito a quegli altri lì, purtroppo in rosso nero, sappiamo, no, insomma, che sono un po' amici di tutti e nemici di nessuno, tranne che di Martinello, Ah, probabilmente. boh, Martinello sta un po' subendo un accerchiamento che a me non piace mai, come un po' picchiare uno che caga in questi casi, anche se Martinello ha chiaramente i mezzi per reagire, però è attaccato su più Sì, fronti, non può rispondere a tutti. diciamo che Martinello ha l'appoggio nazional popolare, il popolo sta con Martinello, quelli che comandano non stanno con Martinello, infatti hanno fatto di tutto un po' e adesso un po' sembra dalla stessa intervista di Dagnoni che chi ha messo su Dagnoni, perché poi Dagnoni è stato il cavallo di Troia del dirocchismo, cioè loro volevano supportare Daniele Isetti però non aveva i voti, quindi sono andati con Dagnoni, però ora Dagnoni ha problemi anche con Di Rocco, insomma, Dagnoni, se il cacciabombardiere si è montato la testa. Comunque, ecco, la risposta a questa domanda di Dagnoni, cioè gli hanno detto quella foto lì dove tu ti sei preso un merito che non era tuo, No, grande ma Cordiale. allora, Aspetta, fammi visto che leggere la sì, scusa, risposta però. scusami, perché questa cosa che voglio dire è molto divertente. Quella foto ha un significato simbolico importante. Io sono uno di loro. È uno dei Power Rangers, il nostro Cordiano. Un complimento bellissimo me l'ha fatto Fred Morini. Pensavo Fred Flintstone, uno dei nostri massaggiatori Mamma azzurri. Mi ha mia. scritto: Presidente, cioè, sembra Tiziano Crudeli che parla con Berlusconi. Non si vende cacà. Mi ha scritto: Presidente, lei non si rende conto del valore aggiunto che sta dando a tutti noi.
Cioè, in pratica le medaglie sono arrivate grazie all'elezione del Cordiano nazionale che ha portato questa sperta di energia, di carica del nostro. Siamo ai livelli, sempre per la storia degli studi classici, dei re taumaturghi. In pratica la sola presenza di Bagnoni ha portato le medaglie. Eleva il livello. Esatto, esattamente. No, a me ha fatto cioè, fa ridere un po' tutta la vicenda, perché cioè, sfido chi ha un minimo di obiettività no, a leggere l'intervista a Bagnoni a non ridere, perché... Io me l'immagino che la dà tutto tipo così, petto in fuori, con questa posa No, perché che sembra ricorda un certo veramente un governante. pezzo uscito da un film di Fantozzi, manca solo la chiosa, un santo, un apostolo da parte di tutta la redazione di tutto BC Web in coro, veramente. Però oggi hai registrato lo sfogo, il controsfogo di Magrini e No, perché cioè, Gregorio. dobbiamo comunque, cioè, far sentire l'opinione di tutte L'hai le parti. registrato, Cioè. me lo sono ascoltato e la critica principale nostra a Martinello è stata quella di essersi, diciamo, trincerato dietro i successi che ha conseguito. Ma c'è una grande differenza tra Dagnoni e Martinello, perché entrambi comunque rivendicano, successi ottenuti, che i successi di Martinello sono stati ottenuti da Martinello, i successi di Dagnoni no, perché sono frutto della precedente presidenza. Cioè, Dagnoni arriva letteralmente dopo 3 giorni arriva, grazie. Si è preso tutti i meriti, no, si è preso tutti i meriti senza averci messo del lavoro, perché è arrivato dopo. Cioè, non mi sembra di dire una cosa assurda, i frutti del quadriennio olimpico si raccolgono chiaramente alle Olimpiadi, ma c'è un quadriennio olimpico dietro in cui sono state vinte medaglie, Quinquennio in questo caso. ridate, medaglie europee. Lui arriva e si prende il merito. Perché Perché? la sua presenza gliel'ha Perché? detto il massaggiatore, magari il massaggiatore gli stava anche prendendo per il Cioè, culo. Cioè. per flexare, almeno Martinello flexa dei traguardi che ha raggiunto lui in prima persona. No, beh, cioè, fa spaccare. Poi cioè, sembra veramente che ha fatto un promo di Hulk Hogan questa roba qua. Ci No, però è manca un molto po' di libero. Noi avevamo grandi aspettative su Dagnoni per memare soprattutto, e devo dire che non ci sta deludendo, perché No, grande l'altra. Poi spessore, grande spessore. veniamo all'aspetto scabroso, perché bisogna anche criticare, però un'altra roba che mi fa ridere è che Martinello parla, no, del portare il ciclismo nelle scuole, fare delle conferenze in cui si parla di ciclismo, cioè, per carità, non è che cambierà granché la situazione del ciclismo in Italia, però è una roba che insomma si può anche fare, insomma, puoi magari avvicinare così un po' dei ragazzi che vedono generalmente il ciclismo come una roba noiosa, poi chiaro devi anche offrirgli un prodotto dignitoso, se no il ragazzo va a casa. Se nella TV becca la processione della Ineos, cambia e dice: ma che cazzo, questo è venuto a scuola a raccontarmi? Però insomma, può essere una cosa, come detto, non cambierà niente, però vagamente interessanti. Poi se chiamano noi e ci pagano, ci danno 2 gole ad oro, tanto meglio. Ricordiamo cosa ha detto: no, caro Silvio, non dobbiamo portarlo nelle scuole, dobbiamo portarlo negli oratori. Vabbè, Oh, 1970, il Cordiano, non so, l'oratorio. nel mio piccolo vivo dietro l'oratorio, non ci va mai nessuno. Poi anche col Covid, magari la scuola è un luogo di aggregazione obbligato, e i ragazzi ci devono andare. L'oratorio è un luogo di aggregazione facoltativo, e in tempo di Covid sono quelli Sì, che ne ma è pagano di più le chiaro, conseguenze. Anche. Un rilievo anche improntato sulla quotidianità che evidentemente da noi sfugge. comunque Dagnoni andrà al catechismo a parlare di ciclismo adesso nei prossimi. No, ma poi ci sono anche altre cose, dai, speriamo un attimo. No, veramente, cioè, ci sono, cioè, domande tipo cosa la rende orgogliosa? Cioè, tu stai chiedendo a questo pittore qua che si prende meriti, cioè, cosa la rende orgogliosa? È una risposta di 45 righe che, cioè, secondo me avrà detto che lui è, non so, è orgoglioso di aver portato la pace nel mondo, di aver risolto, vedo ci sente un po' il Mahatma Gandhi, ma comunque, il Cordiano, però veniamo a questa
Salutiamo anche Pepe Noce. Cosa ne pensate della collezione di inviti che la Bardiani sta avendo quest'anno anche in gare di qualità? Cioè, la cosa è positiva per loro, però devono anche ben figurare. Martino Bianchini ci dice: cosa si può fare secondo noi per rendere il ciclismo più conosciuto? Niente, cioè parliamo di uno sport che è stato uno sport nazionale e che è uno sport che fa parte della tradizione italiana più di tantissimi altri. Cosa si può fare? Avere gare più belle, voglio dire, promuoverlo magari in modo migliore, perché la RAI a livello di marketing non è granché, però è chiaro che di base per un ciclismo più popolare, innanzitutto, serve che questa generazione di grandi corridori che sta emergendo faccia il suo mestiere, cosa che la generazione prima, che non è stata una generazione di grandi corridori, non ha fatto. Però veniamo a E questa. anche, se mi Vada, vada, permetti, vai, vai. narrarlo in modo decente. Cioè a me De Luca che dallo straniero, no, straniero è, ma dello slavo a Roglic al Giro perché gli sta antipatico. E poi ogni gara di ciclocross in cui corre Van Aert tira fuori la storia che al mondiale di Imola Roglic doveva tirare per Van Aert quando non ha capito De Luca a 50 anni o quanti ne ha che il mondiale si corre per nazionali, cazzo. E Roglic e Van Aert corrono in nazionali diverse, non si sta facendo un servizio al ciclismo perché Roglic è un grande campione, andrebbe elogiato, non trattato male in questo modo. Diamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Abbiamo effettivamente criticato la cricca di, ma neanche criticato perché alla fine di loro di Eurosport, voglio dire, cioè Magrini che va a fare polemica col Poro Leonardo fa un po' ridere. E poi il Poro Leonardo ce l'ha a morte, quindi non è che è troppo Poro, cioè, è diventato il loro nemico numero uno. Gregorio l'ha anche bloccato. Cioè, tutta una storia. Tra l'altro, nelle nostre chat WhatsApp è riuscito fuori bello e baldanzoso un altro grande nemico di Magrini, che è il nostro Zelk, un altro che era stato bloccato al grido. Ma io ho visto ma io non l'ho mai visto in gruppo. Questo è uno della Guardia Reale di Tommaso Elettrico, che era magro. Quindi cioè, in gruppo se vale gran fondo alla Sagra della Salsiccia, lo vedi. Però no, cioè, a parte gli scherzi e tutto quanto, veniamo a questa domanda che oggettivamente è la risposta fa grandinare sangue dagli occhi. A proposito di giovani, chiede il nostro mega direttore galattico, cosa pensa dei ragazzini juniores? Dato 18 anni non è che sei ragazzino, è comunque direttore, però cosa pensa dei ragazzini juniores che fanno il salto nella massima serie senza passare da un team under 23 o Continental? Perché a noi di questa roba non ce ne frega niente, insomma a 18 anni sei pronto per lavorare, se vuoi lavorare puoi andare a lavorare, però qui è grave perché chiaramente gli amici direttori sportivi che foraggiano il nostro mega direttore galattico hanno i coglioni girati se il ragazzino no, non va a correre 2 anni con loro e non gli fa vincere la sagra della Porchetta. Ma è la risposta di Dagnoni che mette i brividi. L'argomento è chiaramente delicato. E per questo abbiamo chiesto un parere all'USIAI, che ci ha confermato che anche a loro parere sarebbe meglio, per non dire consigliabile, che i ragazzi crescessero poco per volta passando per team di formazione. Cioè, effettivamente, ad esempio, nel calcio a 18 anni non è che puoi giocare titolare nel Milan, nel Barcellona. Ah, no. Però, No, per questi è quadri. meglio farsi qualche anno in un campionato allenante come quello Sì, primavera, esatto. Per assolutamente. questo qua devi stare fino a 23 anni, insomma. Insomma. Detto questo, non possiamo nemmeno andare contro la storia. Ma tu sei cordiano, cazzo, cioè puoi fare quello che vuoi, hai con la tua presenza fatto vincere l'oro al quartetto olimpico. Ho letto sul vostro tutto bici web la proposta avanzata da Fabio Perego. Se un ragazzino junior si vuole passare subito professionista e se dovesse andargli male, è giusto che non torni più a correre con gli under 23. Ma è giusto perché? Perché? Aspetta, aspetta, aspetta. Tutt'al più va a correre con gli amatori. Con la struttura tecnica e il consiglio ci stiamo. Cioè, non è una cazzata che ha sparato lui, cioè, ci stanno pensando, sono più menti messe insieme queste. Cioè, io non so quando parlano di altri argomenti cosa salti fuori da questi Ma illuminati. certo, ma mi sembra molto intelligente fermare Aspetta. l'emorragia di agonisti dando ulteriori elementi al mondo dell'amatoriale. Esatto, cioè l'amatoriale è grandissimo. Ecco, Martino, l'amatoriale è il grandissimo problema del ciclismo italiano oggi. Detto Che proprio. tra l'altro è il core business del ciclismo italiano, l'amatoriale. Perché già da Comunque. queste dichiarazioni si capisce come venga tenuto in considerazione da chi governa. L'ultima chiosa, che è il pe peggio del peggio, potremmo trovare una via di compromesso se fai almeno un anno tra gli under e passi professionista, puoi anche tornare indietro e
cioè una cosa che quasi non c'è tempo materiale per farlo. Se passi professionista direttamente da juniores, questa possibilità non c'è, potrebbe essere un deterrente. Cioè, a parte che uno può fare il cazzo che gli pare, a 18 anni se vuole lavorare può lavorare, cioè voglio dire, ma è una cosa veramente allucinante, cioè sto modo di pensare. Cioè, tu vorresti bloccare, no, le possibilità lavorative di uno, perché cioè, tornare tra gli under 23 vuol dire tornare tra gli elite under 23. Attenzione, che è una categoria che va fino ai 27 anni di età. Fuori dall'Italia, in paesi gestiti un attimino meglio, e infatti vediamo i risultati, tipo la Spagna, tipo la Francia, gli elite under 23, cioè tu puoi stare in quella categoria quando vuoi. E noi qui abbiamo invece questo mega mappazzone amatoriale, e cioè praticamente se tu vuoi fare il salto dagli juniores ai professionisti perché hai un'offerta e poi passi pro e non ti va bene e magari ti richiamano a farti un anno da elite under 23, non puoi, cioè una cosa, non so tu Albi se vuoi darmi un... No, è una cosa assurda, cioè... surreale, perché non ha alcun fondamento tecnico, non ha alcun fondamento neanche scientifico, perché è vero che la maturità, la completa crescita si raggiunge per un uomo intorno ai 21-22 anni, però bisogna anche distinguere caso per caso, e bene o male chi passa professionista è perché è pronto per passare professionista, a meno che non si trovi in contesti come quello della Barbiani, che tra l'altro la Barbiani in polemica con la federazione perché ha girato un divieto che esiste ancora, sembra un po' la puntata dei Simpson sul proibizionismo, che scoprono che c'è una legge di 300 anni prima ancora in vigore per cui il proibizionismo esiste, a meno che, dicevo, come faccia la Barbiani, che fa la sua mission è quella comunque di fare dello sviluppo, si pone in una sorta di posizione intermedia tra il ciclismo giovanile e il ciclismo professionistico, permettendo ai ragazzi di continuare il loro sviluppo già da professionisti, però facendo doppia attività, almeno questo è quello che dovrebbe fare quest'anno. Però Evenepoel era pronto per correre e vincere subito. Simmons, non parliamo di Evenepoel, pronto per correre e ben figurare. Sheffield, Ayuso, anzi secondo me Ayuso ha perso anche del tempo tra i dilettanti. E poi mi sembra un rilievo oltretutto anacronistico, perché il ciclismo italiano, fortunatamente, anche se c'è qualcuno che non è d'accordo con il nostro amico Winter, che è contro il Continental, poi un giorno ci dovrà spiegare perché, a parte che fanno solo rimborsi spese e non danno stipendi, vabbè, lasciamo per. Non mi ricordo che cazzo stavo dicendo. Parlare di Wiltman, maledetto. Cos'è che stavo dicendo? Stai parlando delle Continental. Il ciclismo italiano fortunatamente si sta evolvendo verso, si sta spostando verso il sistema Continental, quindi il divieto del nostro caro Corbi è destinato a cadere nel vuoto, perché uno può tornare benissimo in una Continental, perché fino alla Zalf è passata Continental, che era la più restia a farlo. Sì, che poi una cosa, cioè le Continental non sono altro che il vecchio, la nuova veste del vecchio dilettantismo che sta tornando su, perché questo ghetto per gli under 23 fino al 1990, voglio dire, non esisteva, cioè uno poteva passare pro subito, poteva passare come moltissimi, passare a dilettante, ma correre con i dilettanti voleva dire correre anche con gente di 35-40 anni, come succede in Spagna dove corrono con Benjamin Prades, come succede in Francia, cioè corrono con Eloy Teruel che ha 40 anni, voglio dire, cioè è la normalità, Cristo santo, funziona così in tutti gli sport, cioè semplicemente se non sei pronto per la massima serie o per la seconda passi nella Continental, che sono un po' la serie C e la Lega Pro, voglio dire, è quello, quello che prima era il dilettantismo, c'erano i professionisti, c'erano i dilettanti, da quando quest'anno tra gli under 23 che però non funziona, cioè il ghetto è solo tempo perso per quelli forti, è tempo perso per quelli un po' meno forti, non serve a niente perché corri con quelli forti. La scorsa stagione alcuni si sono lamentati del fatto che Francesco Romano fosse tornato a correre tra i dilettanti dopo aver fatto solo pochi mesi prima il giro. Allora, innanzitutto, se l'alternativa a trasmettere
e correre tra i dilettanti, secondo me è sempre meglio correre tra i dilettanti, perché uno come Francesco Romano può essere un valore aggiunto per i motivi che hai appena elencato. E soprattutto avere un ex professionista permette ai ragazzi che non hanno, magari non sono ancora arrivati a quel grado di sviluppo necessario per passare professionista, di potersi misurare con uno che lo era fino a qualche settimana prima, letteralmente. Cioè non si capisce che non vanno, questi profili non vanno ghettizzati, ma anzi vanno valorizzati come fanno in altri paesi. Anche perché. Vai, vai, Spallo, no, ti vedevo così apparecchiato, quindi pensavo che avessi pronto un altro Quando rant. si corre con la maglia della nazionale, nessuno si fa problemi quando corridori professionisti italiani poi vestono la maglia azzurra nelle competizioni Under 23. Cioè, l'anno scorso Zana ha corso il Tour dell'Avenir e il Mondiale Under 23 quando è un professionista. E è una cosa normale, secondo me. Cioè, un corridore Under 23 poi, anche se professionista, può scontrarsi contro i suoi parità nelle competizioni apposite. E non vedo perché questo dovrebbe essere un male. Ma è un ciclismo che sta andando in una direzione che, giusto o sbagliata che sia, non può essere osteggiata, perché farebbe sì che il ciclismo italiano, di cui a me personalmente frega fino a domani, è destinato a rimanere indietro se queste sono le Già idee di chi lo indietro, eh. governa. Ma Cioè, è già sì, indietro. Già ma per la questione degli medioevo, cioè cappa Elite e spada, cappa Under. Cioè, già e spada. per la questione degli Elite Under 23 indietro. Cioè, tu guarda in Spagna, dove non hanno sto ciclismo amatoriale tipo Blob che assorbe tutto. Hanno un sacco di gare che stanno nascendo, cioè dilettantistiche, che professionisti te l'hanno detto. C'è il Gran Camino che in Galizia che inizia domani. Ne parleremo quando faremo poi la live dell'Het Nieuwsblad, parleremo anche un po' di tutto un po', parleremo anche di questa nuova corsa. Hanno un sacco di corridori emergenti, c'è Carlos Rodriguez, c'è Ayuso, c'è Fernando Tercero Lopez, eccetera. Cioè, quello è un modello vincente, un modello dove non ci sono tutte queste limitazioni insulse. Voglio dire, che senso ha che se io ho 19 anni posso fare solo il circuito del paesello con uno di 22, non posso passare pro e quelli che hanno più di 27 anni non possono correre con me? Che cazzate sono? Poi, cioè, già hai pochi, hai una base che porta sempre meno praticanti. Se poi gli vuoi pure tagliare le gambe così, ma dove vuoi andare? Ma, mega direttore galattico e cacciabombardiere, dove andiamo a finire così? Cioè, come abbiamo detto, io e Albi viviamo lo stesso, non ce ne frega niente, cioè, non è che siamo qui che ci stracciamo le vesti perché Ganna fa undicesimo Poretto nell'arrivo in salita del World Tour e già. Immaginiamo che possa vincere il Tour de France. Oggi mi è toccato leggere su Facebook che Ganna, uno forte come Ganna in Italia, non l'abbiamo mai avuto. In Italia abbiamo avuto Bartali, Pantani, Pinda, Moser, ma secondo qualcuno abbiamo avuto uno forte uno come Ganna, con tutto il rispetto. Cioè, però, cioè, questo è anche un controsenso. Cioè, questi media, questi dirigenti che si stracciano le vesti e che sopravvalutano qualsiasi corridore italiano al momento, perché appunto Ganna è un grandissimo cronoman, è un grandissimo corridore. Potrebbe essere il Tony Martin della sua generazione, gli auguriamo anche di essere qualcosa in più, però cioè, ci viene descritto il giorno in cui fa undicesimo nell'arrivo in salita del World Tour come il più forte corridore italiano della storia, c'è cioè una cagata. Cioè, da un lato noi pompiamo così i corridori, però dall'altro gli spieghiamo le gambe dicendogli che non puoi, cioè se passi professionista non puoi tornare indietro, no, se hai più di 27 anni non puoi correre con i dilettanti. Cioè, ci sono tutti questi regolamenti che alla fine non fanno altro che... No, tra l'altro danneggiare è ancora in vigore la rete, no? Che all'origine dal dissidio tra la Barbiani, che da questo punto di vista va benissimo per quanto mi riguarda, e la federazione, dei 3 anni almeno da Under 23 prima di passare, che è una regola veramente anacronistica, roba veramente, come ho detto prima, è la mia puntata preferita dei Simpson, quella sul proibizionismo. Il barone birra, in questo caso la Barbiani fa la parte del barone birra. E beh, dopo il mega direttore galattico, il cacciabombardiere. C'è un'ultima annotazione di Cigo, poi andiamo in chiusura perché Albi deve uscire, deve andare a far serata con il Cordiano Dagnoni. Paga lui, paga lui.
Io faccio finta di essere contro Cordiani, in realtà sono come Stagi. No, ma cioè, se, BFF, guarda, se Cordiano si abbona al canale, diventiamo Cordiano Chronicles. Cioè proprio anche no, beh, noi adesso siamo amici della Corratec e nel caso sia presente al Giro d'Italia, saremo anche amici di Mauro Vieri. Perché sei anche abbonato, quindi. Esatto. L'ultima annotazione di Cigo, che è interessante, che non è la normalità in tutti gli sport, se uno fa fatica a un livello superiore a tornare indietro, se effettivamente un calciatore se ha 35 anni può giocare anche in Serie C, voglio dire, in Lega Pro. Anche in promozione. Sì, appunto. C'era Dario Hubner che giocava tipo al CSI. Spaccava ovviamente. Sì, cioè, li trovi ai cinquantenni che girano magari così in prima categoria promozione, però cioè, abbiamo dei dirigenti lungimiranti qua, cioè Cordiano tra una lode e l'altra che fa a se stesso anche queste idee così geniali. Va bene, allora ragazzi, l'appuntamento per la prossima live è sabato dalle 14, che seguiamo insieme l'Omloop at Newsblad e poi commentiamo anche, oggi non abbiamo parlato per esempio del Tour du Ruanda, non abbiamo parlato della Vuelta Andalusia, potremmo parlare della Vuelta Andalusia, parleremo un po' del Gran Camino, questa gara che a me mi ispira anche perché la Galizia, la Galizia in italiano, Galizia in spagnolo, è la regione spagnola che secondo me regala un po' i percorsi migliori, non a caso era di quella bellissima penultima tappa della Vuelta l'anno scorso che ha visto Miguel Angel Lopez partire con la brocca. Quindi appuntamento a sabato alle 14, in teoria siamo io, Albi e Dui, però vediamo anche di portare qualcun altro perché vogliamo fare una live bella tosta, anzi grazie che stasera siete stati veramente in tanti con noi. Come sempre, se non vi siete ancora iscritti a Twitch, iscrivetevi e followateci, che questo è assolutamente gratis. Nella nostra home page, nel nostro canale Twitch, trovate tutti i link alle nostre pagine social. Al link https://cyclingchronicles.it trovate il nostro sito web ricco di contenuti preparati da me, da Albi e dal nostro Morris. È uscito ieri un articolo di Morris sulla storia del Giro di Sardegna, molto interessante, sull'Audax Cagliari, che è una squadra che rischiò di vincere il Giro di Sardegna, che a inizio anni 60 era una gara un po' come lo di Erno White Tour, era la gara di preparazione che attirava tutti i grandi nomi, loro rischiarono di vincere questa gara, poi la persero da Joe De Roe, che è stato un grande vincitore del Giro di Lombardia di svariate classiche, rischiarono di vincerla con un certo Ignazio Aru, che non è parente di, però è una storia interessante. Poi, se volete supportarci dal punto di vista economico, le vostre donazioni poi noi le investiamo in materiale che ci serve per migliorare il nostro progetto, siano essi dei libri o del materiale tecnico, microfoni, cavi, avanti e indietro. Comunque, se ci volete supportare, potete abbonarvi al canale. Ci sono due modi per abbonarsi al canale. Il primo è il modo standard, costa 4,99 € al mese, piuttosto che abbonarvi a tutto BC Web, voglio dire, piuttosto che leggervi gli elogi al Cordiano Caccia Bombardiere, vi abbonate qua da noi, così non vi vedete nemmeno le pubblicità e insomma date una mano a chi cerca di portare avanti un progetto un po' indipendente e che non faccia marchette a destra e a manca. E se invece non volete spendere soldi ma siete abbonati ad Amazon Prime, potete farvi un abbonamento tramite Prime, perché qui c'è una costola di Amazon, quindi vi basta collegare il vostro account Amazon Prime a quello Twitch, sottoscrivere l'abbonamento tramite Amazon Prime, e siccome siete già abbonati ad Amazon Prime, l'abbonamento al canale Twitch è sostanzialmente gratis. Detto questo, io saluto i miei compagni d'avventura, grazie Jacopo, buona serata, appuntamento a mercoledì prossimo, ti vogliamo sempre carico, però se Andrea De Luca ti manda una querela, ci devi portare un po' di abbonati al canale, altrimenti non riusciamo ad aiutarti con le spese legali. Anzi sì, perché la mamma di Albi fa l'avvocato, quindi in realtà hai le spalle coperte, quindi puoi continuare con i tuoi rant contro Andrea De Luca. Ciao Jacopo. Vabbè, a sto punto grazie a tutti, buona serata, e visto che posso continuare con i miei rant, saluto soprattutto quelli che pensano che a Imola Primoz doveva tirare per Van Aert. Albi, tu che ci dai l'appoggio legale, ovviamente ti ringraziamo e quindi ti invitiamo qua di nuovo per sabato, appuntamento a sabato, ciao e buona serata.
Ciao ragazzi, buona serata. Volevo solo dire che a me la Galizia piace, tranne la Corugna, che è una città maledetta e che dovrebbe far la fine di Effettivamente. Atlantide, veramente. Ciao a tutti. Un grande saluto, un caro saluto anche da parte mia. Come detto, appuntamento a sabato. Abbonatevi al canale anche perché, appunto, magari la mamma di Albi non ha troppa voglia di farci sconti sulle No, querelle. basta che la si paghi e fa tutto. Appunto, Però quindi è abbonatevi al canale. una cosa detta che si presta a fraintendimenti, spero che non sentirà mai queste parole. La saluto, ciao. Salutiamo la mamma di Albi. Ciao a tutti, buona serata. Appuntamento a sabato. Ciao ciao.